Bene, continuiamo il ripasso di goniometria iniziato nella lezione precedente. La volta scorsa abbiamo visto la definizione di funzione goniometrica, seno, coseno, tangente e anche cotangente, basata sui triangoli rettangoli. Abbiamo applicato il teorema di Pitagora per ottenere la prima proprietà, la prima relazione fondamentale della goniometria, cioè qualunque angolo io consideri, la somma dei quadrati del seno più il quadrato della funzione coseno dello stesso angolo dà sempre 1, ok? Indipendentemente da quale angolo mi considero, questa è una relazione tra gli angoli interni di un triangolo rettangolo. In realtà dopo la generalizzeremo a tutti gli angoli. Oggi vediamo la seconda. E come in alcuni casi si può calcolare il valore delle funzioni goniometriche per angoli, tra virgolette, notevoli. Ok? Allora, vediamo innanzitutto, torniamo al triangolo rettangolo che abbiamo utilizzato per introdurre le funzioni goniometriche. Ok? Questa è l'ipotenusa, i due cateti, quelli più o meno, punto A, B e C, in A c'è l'angolo alfa, d'accordo? E abbiamo visto che il coseno dell'angolo alfa è definito come il rapporto tra il cateto AB, adiacente all'angolo, e l'ipotenusa AC. Il seno dell'angolo alfa è definito come il rapporto tra il cateto opposto all'angolo, in questo caso BC, fratto l'ipotenusa AC. E la tangente dell'angolo, il rapporto tra il cateto opposto, BC, e il cateto adiacente, AB. Ok? Questo l'abbiamo visto anche l'altra volta. Adesso, se fate un attimo di attenzione, è abbastanza semplice rendersi conto che la tangente dell'angolo, qui la riscrivo, non facciate che riscriverla, BC fratto AB, posso vederla anche sotto questo aspetto. Sapete che la tangente, come il seno e il coseno, sono rapporti tra lati, quindi sono grandezze divise per altre grandezze. Quindi qui a destra ho una frazione. Avete sicuramente già visto anche alle medie che per le frazioni vale la proprietà invariantiva, cioè data una frazione qualsiasi, posso moltiplicare numeratore e denominatore o dividerlo per qualsiasi quantità e la frazione non cambia di valore. Ok? Guardate un attimo cosa succede se io divido nell'espressione della tangente sia il numeratore che il denominatore per l'ipotenusa. Divido per AC sopra e anche sotto. A questo punto il numeratore BC su AC è esattamente il seno dell'angolo, è il seno di alfa. Il denominatore AB su AC è il coseno di alfa. Quindi posso sempre immaginare, per tutti gli angoli per i quali la tangente è calcolabile, che la tangente dell'angolo non è in realtà indipendente dalle altre due funzioni seno e coseno, ma posso sempre esprimerla come il rapporto tra il seno dell'angolo fratto il coseno dell'angolo stesso. Questa, tutto sommato semplicissima relazione, prende il nome di seconda identità fondamentale, scusate, di seconda identità o relazione, se preferite, fondamentale. Della goniometria. Ok? La tangente è data dal rapporto seno fratto coseno. La prima relazione invece era quella se inquadro più cosa inquadro uguale a 1. Sono solo due, quindi tutto sommato è facile ricordarsi. D'accordo? Ok? Qui c'è un
Mentre nella prima relazione non ci sono problemi di tipo algebrico, qui c'è un puntino sul quale bisogna stare attenti, che è questo. Essendo questa una frazione, tra un attimo lo vediamo in cosa consiste, la frazione posso calcolarla solo se il denominatore è diverso da 0. Quindi questa relazione, per essere precisi e chiari, è applicabile per tutti quegli angoli che hanno coseno diverso da 0. Ok? Lo scrivo qua a fianco, guarda, mettiamo un segnetto rosso qui, qui deve essere questo, il coseno di alfa deve essere diverso da 0. Perché? Perché in una frazione non posso mai dividere, mettere 0 al denominatore, la divisione per 0 non esiste, non è definibile. Ok? Quindi essendo una frazione devo sempre stare attento che la frazione sia, scusate, sia calcolabile. Esistono angoli con coseno nullo? Sì, certo che ci sono. Ok? Tutto qua. Detto questo, passiamo a ripassare i valori delle funzioni goniometriche in casi speciali. Perché sono speciali? Perché per questi angoli posso calcolare analiticamente, cioè in valore esatto, il valore di seno, coseno e tangente. Okay. Per tutti gli altri casi, se gli angoli non notevoli, devo servirmi, ahimè, o di tabelle, una volta che ho le tabelle, oppure della calcolatrice, quindi avrò valori approssimati. D'accordo? Però questi sono gli angoli che intervengono più spesso, specialmente negli esercizi. Ok? Ancora una parola, che cosa mi servono le due relazioni fondamentali, la prima e la seconda? Beh, la prima mi serve tutte le volte che ho il valore del coseno di un angolo, mi serve il seno e viceversa, perché lega seno e coseno. La seconda relazione mi serve tutte le volte che ho delle tre funzioni goniometriche, seno, coseno e tangente, ne ho due, mi serve la terza. Ok? Tutto qui. Andiamo a vedere gli angoli notevoli. Gli angoli notevoli per la goniometria sono come le tabelline per l'aritmetica, cioè uno strumento di calcolo estremamente utile che viene utilizzato in mille salse. D'accordo? Torniamo al nostro triangolo rettangolo. Oh, scusate. Qui c'è il nostro angolo alfa. Poi abbiamo visto, fatemi ripetere le definizioni, il coseno dell'angolo alfa vale la lunghezza di AB fratto AC, il seno dell'angolo alfa vale BC fratto AC e la tangente dell'angolo alfa vale BC fratto AB. Consideriamo adesso alcuni casi particolari. Particolari perché? Perché sono condizioni speciali per le quali valgono determinate considerazioni. La prima, forse quella più semplice, è immaginate una situazione in cui il nostro triangolo rettangolo degenera in un segmento. Manteniamo fissa quindi la lunghezza di AC e riduciamo a 0 BC, quindi se B coincide con C. Quindi il segmento BC in questo caso è nullo. Immaginate tecnicamente di prendere un righello, un asse, quello che volete voi, e di ridurre l'inclinazione in modo tale che diventi orizzontale, in modo tale che questo punto vada a coincidere con questo. D'accordo? In questo caso BC è nullo, ripeto, e anche AC,
diventa lungo come AB. Il nostro triangolo degenera, si dice, in un segmento. In questo caso, l'angolo alfa è nullo. Perché? Perché si tratta AB e AC vanno a coincidere, quindi la parte di piano che racchiudono è nulla, quindi l'angolo di ampiezza nulla, e l'angolo zero. Quindi, utilizzando queste due informazioni, BC nullo e AB uguale a C, possiamo calcolarci le funzioni goniometriche. Quindi se ho il coseno dell'angolo 0, e vi ricordo che il coseno è AB su AC, cioè cateto adiacente diviso ipotenusa, questa volta ottengo 1, perché AB e AC sono identici. Avendo la stessa lunghezza, faccio un segmento diviso un altro della stessa lunghezza, il risultato è 1. Quindi, primo risultato, il valore del coseno di 0 vale 1. Il seno di 0, quindi BC su AC, dato che BC è nullo, vale 0. Perché BC è 0. Ok, 0 diviso l'ipotenusa ottengo 0. Qui utilizziamo la seconda relazione fondamentale, la tangente dell'angolo nullo, che è seno fratto coseno, anche questa vale 0, perché ho 0 diviso 1 che fa 0. Ok? Secondo angolo notevole. Immaginate che il nostro angolo alfa sia di 30 gradi, o meglio ancora, se preferiamo la variabile di antipi greco sesti. Quindi costruiamo un triangolo rettangolo, e forse, aspettate, lo faccio qua sotto, anche se no la pagina dopo interrompe il disegno, non è bello. Faccio nella pagina nuova. Immaginate, ripeto, che il nostro angolo in asse di 30 gradi, il mio disegno non è certo perfetto, questo alfa vale 30 gradi. A, B e C. Ok? Se alfa è 30 gradi, l'angolo in B, che è retto, è 90, e quindi l'angolo in C vale 60. Quindi questo triangolo è metà di un triangolo equilatero. Immaginate di sdoppiarlo, di farne l'immagine speculare rispetto ad AB, quindi prolungo BC di un altro tratto uguale ad ABC che arriva in C' e poi congiungo A con C'. In questo caso ottengo qui un altro angolo di 30 gradi, questo è retto e questo è di nuovo di 60 gradi. Quindi il triangolo ACC' ha tutti gli angoli interni di 60 gradi. L'angolo in questo è 60, questo è 60 e questo è 60. È un triangolo equilatero. Quindi AC è lungo come CC', che è lungo come AC'. Non solo, ma B è punto medio, questo è lungo come questo, quindi CB è lungo come BC', che è la metà di AC. Questo lato, ripeto, chiamiamolo L, questo è lungo L, questo è lungo L e questo lato è L mezzi, se L è la misura del lato.
tutto chiaro fin qui? In realtà dovrei dirvi cose non nuove perché abbiamo già visto, mi pare, anche l'anno scorso, questo, quindi vado un po' veloce. Però se ci sono dubbi ditemi, mi raccomando. Allora, detto questo, possiamo calcolare per esempio il coseno di 30 gradi, cioè dell'angolo alfa, ovvero sia il coseno di pi greco sesti, che per definizione è B, AB fratto AC. Ok? Allora, il cateto adiacente all'angolo, questo qui, in realtà non ce l'abbiamo, abbiamo solo quello opposto. Quanto vale AB? Quello opposto è le mezzi, questo quant'è? Beh, lì dobbiamo trovare AB. Fatemi rifare il disegno qui sotto. Ok, quindi abbiamo questo misura L, questo misura L mezzi, questo lato, qui abbiamo l'angolo retto, sarà teorema di Pitagora, la radice quadrata di ipotenusa, che è L al quadrato, meno cateto opposto, L mezzi al quadrato. Quindi L quadro meno L quadro quarti, qui raccolgo un L alla seconda, sotto 1 meno un quarto, che fa 3 quarti, L quadro posso portarlo fuori dalla radice o L, il 4 in quadrato va fuori dalla radice diventa 2, sotto rimane radice 3. Di conseguenza, torniamo al calcolo del coseno, il lato AB vale L per radice di 3 mezzi, AC vale L, i due L si semplificano e il coseno di 30 gradi vale radice di 3 fratto 2. In questo caso siamo stati capaci di calcolare il valore esatto del coseno di quest'angolo notevole. Ok? Torno al caso di prima, se vi serve. Ditemi se devo spostare la visione. Torno su. Ripeto, qui AB è il cateto adiacente, quello orizzontale, che è radice di 3 mezzi per il lato. AC, l'ipotenusa, vale il lato L del triangolo equilatero, quindi L diviso L fa 1, ma rimane radice di 3 mezzi. Il seno è un po' più facile, perché il seno di 30 gradi, che vale BC, cateto opposto diviso AC, ipotenusa, ma il cateto opposto all'ipotenusa vale il lato diviso 2, la metà del lato. Qui ho L, totale un mezzo, le due L vanno via, quindi il seno di 30 o il seno di pi greco sesti, torno a dire, vale semplicemente un mezzo. Ok? La tangente di 30 gradi, abbiamo cateto opposto BC fratto cateto adiacente AB, cateto opposto è un mezzo di L, cateto adiacente radice di 3 mezzi di L, le due L vanno via e mi rimane un mezzo fratto radice di 3 mezzi, che posso scrivere come un mezzo per l'inverso del denominatore, 2 fratto radice di 3, i 2 2 posso semplificare e mi rimane 1 fratto radice di 3. Normalmente si usa l'espressione razionalizzata, cioè radice di 3 terzi. Moltiplico sopra e sotto per radice di 3 per razionalizzare. I radicali, infatti l'anno scorso, tutto sommato, non dovrebbe essere una cosa nuova. Ok? Riassumo. Per l'angolo di 30 gradi, il coseno vale radice di 3 fratto 2, il seno vale un mezzo,
la tangente di 30 gradi o di pi greco sesti radice di 3 terzi. Seno 1 mezzo. Dopo faremo una tabella riassuntiva globale. La tangente radice di 3 fratto 3. Altro angolo notevole, molto simile a questo, è quello di 60 gradi. In realtà non serve rifare tutta la strada. Se torniamo indietro al nostro triangolo di prima, se questo angolo è di 30 gradi, questo è di 60. Quindi in realtà è sufficiente riconsiderare un triangolo dove stavolta il cateto opposto è questo e quello adiacente è questo. Quindi se ne così non semplicemente si scambiano. Ok? Rifaccio il disegno così forse è più chiaro. Allora, diciamo che siamo interessati all'angolo di 60 gradi. Allora abbiamo un triangolo di questo tipo. Questo è perpendicolare, questo è 60 gradi. Allora questo qui, questo angolo è di 30. A, B e C. Ma allora anche questo è la metà di un triangolo equilatero. Basta raddoppiarlo, stavolta però a destra invece che in basso. Prolungo AB di un tratto B', lungo come AB. Adesso, quindi questo è ancora 30 e questo qui è 60. Quindi questo, questo e questo sono identici. Lato L, lato L, qui non si direbbe, ma anche questo vale L. Okay, questo triangolo è equilatero perché ha tutti gli angoli interni di 60 gradi. Adesso quindi BC, quindi scusate, AB vale la metà di L e CB, analogamente a quanto abbiamo visto prima, vale radice di 3 mezzi volte L e ACL. È lo stesso discorso che abbiamo fatto un istante fa. Quindi il coseno di 60 gradi per gli amici pi greco terzi vale il cateto adiacente che è AB fratto l'ipotenusa che è AC, ma AB è un mezzo di L, AC è L, quindi il coseno vale un mezzo. Il coseno di 60 gradi è un mezzo. Il seno di 60 gradi, scusate, cateto opposto, BC, fratto cateto adiacente, fratto ipotenusa, scusate, AC, è radice di 3 mezzi L fratto L, quindi radice di 3 mezzi. Vedete che rispetto a 30 gradi, angoli complementari, 30 e 60, hanno seni e coseni scambiati. Il valore del seno di 60 gradi è il coseno di 30 e viceversa. La tangente di 60, come prima, era BC su AB. In questo caso ho BC radice di 3 mezzi L, AB un mezzo di L, L un mezzo si semplificano, rimane radice di 3. Ok? Domande? Riassumo. Per 60 gradi il coseno è un mezzo, il seno di 60 gradi è radice di 3 fratto 2, la tangente di 60 gradi è radice di 3. Penultimo angolo notevole, quello di 45 gradi. Se alfa vale 45 gradi. Costruiamo un triangolo di quel tipo. A, B, C,
questa volta alfa è 45 gradi. Attenzione, se l'angolo in B è retto e l'angolo in A di 45 gradi, quanto sarà l'angolo in C? Anche questo di 45. Quindi il nostro triangolo è un triangolo isoscele. Questo lato è lungo come questo. Perché? Perché ha due angoli congruenti e quindi è un triangolo isoscele. AB è lungo come BC. E in realtà, possiamo dire anche qualcosetta di più, è la metà di un quadrato. Se io lo raddoppio specularmente rispetto ad AC, questo è di nuovo 45, questo è 45, questo è retto, questo chiamiamolo B'. Questa figura è un quadrato. E se il lato è L, supponiamo che AB sia il lato L, allora AC, la diagonale del quadrato, sarà radice quadrata di lato al quadrato più lato al quadrato, due lati essendo identici, questo è radice di 2 per L. Raccolgo un L quadro, lo porto fuori dalla radice, rimane radice di 2. Di conseguenza il coseno di 45 gradi, se preferite il coseno di pi greco quarti, vale AB fratto AC, cioè L fratto radice di 2 volte L, quindi 1 su radice di 2. Siccome di solito si usa l'espressione razionalizzata, scriviamo radice di 2 mezzi. Si moltiplica sopra e sotto per radice di 2. Il seno di 45 gradi, o di pi greco quarti, radianti, è la stessa cosa, perché i due lati AB e BC sono identici. Quindi BC fratto AC è sempre L fratto radice di 2 volte L, quindi radice di 2 mezzi. Per 45 gradi il seno e il coseno hanno lo stesso valore. Ok? La tangente, in questo caso è facile. La tangente di 45 gradi oppure la tangente di pi greco quarti, che è quindi BC fratto AB. I due lati hanno la stessa lunghezza, L su L, la tangente è 1. Ok? Quindi per pi greco quarti ho 45 gradi, il seno e il coseno hanno entrambi lo stesso valore che è radice di 2 fratto 2, la tangente vale 1, la tangente di 45. Ok? Ultimo angolo notevole che vediamo oggi, sembra che sì, dovremmo farcela, è l'angolo retto. Anche in questo caso abbiamo un triangolo degenere, perché costruiamo il nostro triangolo rettangolo di partenza, A, B, C. Se alfa è di 90 gradi significa che A coincide con B, quindi AB è 0. Solo in questo caso l'angolo alfa sarebbe retto, quindi il nostro triangolo degenera in un segmento. Lo ripeto, teniamo AC di lunghezza data L, immaginate di prendere il vostro righello e di metterlo verticale. In questo caso abbiamo solo un segmento, cioè ci troviamo in questa situazione. Un triangolo, qui c'è il punto C, A e B coincidono. In questo caso AB è nullo, quindi il coseno di 90 gradi
cioè il coseno di pi greco mezzi, vale 0, che sarebbe AB fratto AC. Il seno di 90 gradi, cioè il seno di pi greco mezzi, che è BC fratto AC, vale 1, perché BC e AC hanno la stessa lunghezza. Se AB è 0, AC diventa lungo come BC. Il loro rapporto è 1. La tangente di 90 gradi, ahimè, essendo il seno fratto il coseno, non è calcolabile. Perché il denominatore vale 0. Quindi 90 gradi è un angolo per il quale la tangente non è calcolabile. Ricordate quanto vi avevo detto quando discutevamo della seconda relazione? Una frazione devo avere un denominatore diverso da 0, altrimenti la frazione non è calcolabile. Ok? Ci sono domande? Allora, riassumiamo quanto detto. E costruiamo questa tabella degli angoli notevoli. Mettiamo una bella riga orizzontale. Nella prima colonna mettiamo l'angolo alfa in gradi, nella seconda l'angolo alfa in radianti, nella terza colonna il coseno dell'angolo alfa corrispondente, successivamente il seno dell'angolo alfa e infine la tangente di alfa. Abbiamo visto che se alfa è 0 gradi, quindi è 0 radianti, il coseno è 1, il seno è 0, la tangente è 0. Freccia. Il secondo angolo notevole che abbiamo visto è di 30 gradi o pi greco sesti. Il coseno di pi greco sesti è radice di 3 fratto 2. Facciamo così, così separiamo, forse si capisce un poco meglio. Il seno di 30 gradi o di pi greco sesti è 1/2, la tangente è radice di 3 fratto 3. Attenzione a non confondere seno, cioè coseno e tangente. Radice di 3 mezzi è il coseno, radice di 3 terzi è la tangente. Poi andiamo in ordine crescente, abbiamo 45 gradi, quindi pi greco quarti. Il coseno di pi greco quarti è radice di 2 mezzi, il seno di pi greco quarti ha lo stesso valore, radice di 2 mezzi, e la tangente seno fratto coseno vale 1. Prolungare un attimo la tabella perché l'ho fatta troppo corta. Successivamente abbiamo l'angolo di 60 gradi, che è pi greco terzi. E abbiamo che il coseno di pi greco terzi è 1/2, il seno radice di 3 mezzi, la tangente radice di 3. E infine l'ultimo angolo notevole che abbiamo visto, 90 gradi, pi greco mezzi, ha un coseno nullo, il seno che vale 1 e la tangente non è calcolabile. Queste sono come le tabelline per l'aritmetica, una tabella che è fondamentale avere veramente, quanto più immediata è, meglio è. Tutto chiaro?
Ci sono domande? Molto bene. Quanto tempo ci rimane? Scusami. Direi che possiamo fermarci qua però. Suona. Quindi 7 minuti. Allora fatemi fare ancora questa considerazione, se ci riusciamo. Torniamo un attimo indietro, proprio al nostro triangolo di partenza. È abbastanza semplice rendersi conto che, anzi, fatemi riscrivere qui il teorema di Pitagora. AC alla seconda uguale BC alla seconda più AB alla seconda. Ok? È chiaro che se il quadrato di questo cateto, di questo segmento, è la somma di questi due quadrati, nessuno dei due può essere più grande di AC. In un triangolo rettangolo, nessuno dei due cateti può essere più grande dell'ipotenusa. Perché? Perché l'ipotenusa è ciascun cateto più qualcos'altro. L'ipotenusa è sicuramente più grande di ogni singolo cateto. Diventano uguali solamente nei casi dei generi che abbiamo visto prima, giusto? Di conseguenza, essendo il coseno e il seno il rapporto tra cateto e ipotenusa, questi due rapporti, entrambi, non potranno mai superare l'uno. Questo lo vedete bene nella tabella che abbiamo fatto alla fine. In queste due tabelle non potrò mai avere un numero più grande di 1, ho 1 solo nei casi dei generi. Ok? Mentre non ho questo problema per la tangente. La tangente può essere anche più grande di 1. Questa è un'altra proprietà importante delle funzioni goniometriche. La funzione seno e coseno al massimo possono valere 1. Ok? Quindi se in un certo esercizio mi viene che il seno o il coseno sono numeri più grandi di 1, attenzione, campanello d'allarme, ho sbagliato da qualche parte. Deve essere un errore di calcolo. Non potrò mai avere un coseno o un seno di un angolo che abbia un valore più grande di 1. 1 sì. Ma 1,0001 no. D'accordo? La prossima lezione, concludiamo il ripasso, estendendo la definizione di seno, coseno e tangente per angoli qualsiasi, perché per adesso abbiamo lavorato solo con angoli interni a un triangolo rettangolo. Quindi questa definizione che ho appena dato, per esempio, non mi consente di calcolare il seno di un angolo di 75 gradi. Okay? Scusami, di 95 gradi, più grande l'angolo dell'angolo retto, perché in un angolo non possono essere due angoli retti, no? Quindi la estenderemo ad angoli qualsiasi, in modo tale però che le proprietà fondamentali, la prima e la seconda, rimangano valide, non dobbiamo rinunciare a quelle. Ci sono domande? Per oggi ci fermiamo.